Nel panorama politico della Valle del Serchio, legato alle prossime elezioni europee ed amministrative, da registrare la partecipazione di uno dei massimi esponenti a livello nazionale di Fratelli d'Italia, l'onorevole Giovanni Donzelli, che ha incontrato simpatizzanti e possibili candidati a Borgamozzano e Gallicano, dove in particolare si è intrattenuto con il vice sindaco Dino Ponziani, e poi a Castelnuovo per la presentazione ufficiale di Elena Picchetti, a candidata a sindaco del capoluogo Garfagnino. Elena Picchetti, di professione avvocato, dopo un soddisfacente risultato personale alle elezioni regionali, ha deciso di candidarsi per guidare il suo comune nei prossimi 5 anni. Da sempre sono interessata alle vicende del comune di Castelnuovo. Ritengo che in questi 10 anni l'amministrazione non abbia colto gli aspetti interessanti e gli aspetti necessari per il nostro comune, soprattutto mi riferisco al commercio, al turismo, all'accoglienza, alla sanità, e pertanto ritengo che sia per me doveroso, che ho Castelnuovo nelle ossa e nelle vene, candidarmi. Nonostante la presenza di Donzelli alla sua presentazione, la sua lista non sarà politica ma civica. La lista che presenterò nei prossimi giorni è una lista civica, è chiaramente una lista sostenuta da tutte le forze del centrodestra. Comunque sia, sul ruolo di Fratelli d'Italia e su possibili sostegni o bocciature alle prossime elezioni amministrative è necessario, secondo gli esponenti di FD, un documento programmatico. Come Fratelli d'Italia annunceremo a breve un libro bianco per la Mediavalle Garfagnana, inteso a dare sostanzialmente un contenuto programmatico alle problematiche e soprattutto alle proposte di risoluzione in termini infrastrutturali, di servizio, di commercio, turismo e sostanzialmente anche ambientale, perché no, di tutta la Mediavalle della Garfagnana, per presentarla al governo, e sarà un leitmotiv programmatico per tutti i nostri candidati nei vari comuni.